Come stai? Buonasera a voi, come state voi? Benvenuti all'undicesimo episodio di Inox. L'altra volta abbiamo sbagliato che ho detto nono, poi in realtà era il decimo. È l'undicesimo. Vi sorprenderò con la mia incredibile organizzazione, perché guardate un po'. Sono già in matching per non farvi aspettare. Cosa vi devo raccontare rispetto allo scorso episodio? Beh, come sempre, benvenuti intanto, per le prossime tre ore sarò il vostro intrattenimento in questa serata di inossidabile massellanza. E cosa è cambiato dallo scorso episodio? Non c'è più la neve, non c'è più la neve, non c'è più l'evento e siamo entrati in quella che è la seconda metà di questo wipe 014. Grazie Andrew per il tier 2 anche a te. Quindi, stavamo dicendo, non c'è più la neve, siamo nella prima primavera, early spring. Si supporta Ops, supporta I. Grazie mille. E questo vuol dire che Tarkov ha ufficialmente un sistema di stagioni che cambieranno durante il wipe, durante i wipe. C'è stato anche un video di Nikita intervistato da Pestiri dove racconta le novità. Se avrò tempo lo guarderò e ve lo riassumerò. In sintesi, tutto va come pensavamo. Ancora un paio di wipe, eccetera, eccetera. Quasi inutile speculare su determinate cose visto che non sono proprio di primo pelo in questo videogioco e gli ho già sentito nominare determinate funzionalità, riprendere in mano determinate cose più o meno 38 volte. Quindi non penso che sia questa la volta definitiva necessariamente, per cui non conviene sprecare troppe speranze. Tuttavia, vedete che la neve c'è, ma se è un po' scioltina. Abbiamo delle zone totalmente senza neve, siamo nella early spring, iniziano ad esserci di nuovo un po' di foglie in giro, eccetera, eccetera. Gianni Ruata, grazie mille del Prime. Ho iniziato qui su strade di Tarkov, giusto per scaldare un po' gli occhi, per concentrarmi un po' su quello che sto facendo e dimenticare gli impegni della giornata. Dopodiché ci spostiamo con il PMC a cercare anche oggi di portare a termine tutte le quest come l'altra volta. E basta così. Corvi, cani, uccelli strani, bravissimo, bravissimo Gennaro, è vero, c'è la fauna adesso, un sacco di versi di animali. Regole di Inox, molto semplice, non è una sfida di per sé. Inox è semplicemente un account Standard Edition dove gioco una volta alla settimana da solo. Obiettivo, vedere quanto in là riusciamo ad arrivare con un tempo di gioco limitatissimo. Ovviamente le mie mani hanno abbastanza esperienza, ma il concetto è quello di cercare di ispirare persone che magari si sentono un pochino, tentennano un po' a iniziare a giocare a Tarkov perché dicono cavolo ci vanno un sacco di ore, non ho abbastanza tempo, non ho amici che lo giocano, eccetera, eccetera, non ho la Age of Darkness, non serve nulla di tutto questo. È vero, episodio 11 della stagione 5, quindi grazie mille 5-11 di aver sponsorizzato questo video. Grazie mille, dovrei quasi mettere un cappellino 5-11. Ce li ho, se serve lo faccio, vediamo cosa dice il reparto marketing. Ad ogni modo, niente, questo è l'obiettivo di Inox, non è una sfida complessa di per sé, semplicemente un approccio completamente diverso al gioco. A proposito di OD, nell'intervista ha detto che verrà introdotta una versione migliore, ma nessuno aveva mai avuto dubbi a riguardo. Nessuno aveva mai avuto dubbi, non ho dubitato per un secondo che l'OD tornasse più cara di prima. Oh no, ragazzi. La stessa versione del gioco, con qualche miglioria che costa più del triplo, e secondo voi non torna? Aspetta, ragazzi, ascoltatemi. Parliamo seriamente. Non crediate a una singola parola di quello che c'è stato detto in quell'intervista. È 5 anni che fanno interviste promettendo cose. Quello che avete sentito nell'intervista non sono i programmi, sono i propositi, ok? Non voglio sentire aggiungeranno quello, non voglio sentire aggiungeranno là. Quando lo vedo, ci credo, ma fino allora sono solo parole. Fine del messaggio pubblicitario.
Bravissimo Mirko, le cose migliori sono quelle di cui non parlano. No, ma attenzione, non sto dicendo che Nikita ha detto cazzate, sto solo dicendo che va presa l'intervista per quello che è. Ha intervistato il titolare dell'azienda che si occupa di Tarkov. Ovvio che lui ti dirà tutti quelli che sono i suoi programmi, non è detto, garantito, firmato nella pietra che si riescano a raggiungere quegli obiettivi. Sono gli obiettivi che hanno, ma li ho sentiti cambiare negli anni tantissimo. Ok, vai tu. Nelle stagioni non, mi pare non se ne sia parlato, ma è ancora diverso, ragazzi. Si era detto della neve, si era parlato della neve, tipo 2 anni fa, e doveva essere un DLC. E invece adesso ce l'hanno tutti gratis. Ha parlato di diverse cose, ma vi ripeto, ve le riassumerò in un video appena riesco a trovare il tempo, ma prendiamole con le pinze, ok? Ve lo sto dicendo, se sentiamo sparare l'M700 si corre indietro, eh. Non nella mia città. Ora ditemi che nessuno dei due era uno scav poco raccomandabile, non ci credo.
almeno uno dei precedenti, è quello che dico. Non esiste. Non esiste che tutti e due, con tutti sti morti per terra. Uno stava inguaiato. Ha sparato prima il pompa, di sicuro. Ha sicuramente sparato per primo il pompa. Aia, mi spacco tutto. Male. Siamo attaccati all'uscita. Immaginate camminare con entrambe le gambe rotte. Non cammini, esatto. Partono le scommesse, ragazzi. Quanti dei due che uccisero erano Mari Wally? 0, 1 o 2? Chi di loro era Mari Wall? 1 su 2. 3. Allora, se nessuno dei due era Mari Wall, in teoria dovrei aver perso 0-2. Uno di loro era bugiardino. Chissà chi dei due, mannaggia, non vorreste saperlo. Impazzisco. Hai fatto bene, dottor Calabria. Quello con il pompa che ha sparato per primo, sì, e che al secondo ha sparato per legittima difesa. Al secondo ho dovuto sparare per legittima difesa, a vostro onore, peraltro. Allora, signori, buonasera, benvenuti. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Allora, exit location, factory 4 volte. Sappiamo entrambi cosa dobbiamo fare, sappiamo tutti cosa dobbiamo fare ed è interchange, quindi tocca. Anche secondo me, Luca, per darti un'idea di cattivo buono, insomma. Sono d'accordo. Allora. Interchange. Con 6.000 rubli. Forza e coraggio. È proprio quel giorno.
È il giorno che volevi stare a casa, ma lei vuole uscire per forza. Spero che la lezione sia stata imparata, Andrea. Non si mette fretta su Tarkov. Slamter, grazie di 19. È il sabato pomeriggio all'IKEA, con l'unica roba che a me piace il sabato pomeriggio all'IKEA. Voi non avete idea. Voi non avete idea. Ma vogliamo parlare di una piccola indiscrezione? Guardate questo. Ditemi che non è un signor design. Oh yes, lo è. Lo è, lo è. Voi non avete idea su Interchange, in che senso? È vero che le viti dell'MR sono... no, è che... No, non toccano sotto, devi mettere un pezzo in più. Ci va la guarnizione, quindi sono lunghe giuste. Sono lunghe se non metti il pezzo giusto. E che pochi lo comprano perché costa 50 euro. Ma non sono lunghe. Stessa roba che hai fatto Nexus, ma magari assetato, può essere più funzionale. Non l'ho ancora vista, la vedrò per la prima volta adesso, Interchange. Blackwater, la Blackwater è tipo una fazione aggiuntiva di gente cattivissima, tipo più cattivi dei Rogue. Entriamo dal retro e puliamo tutto. È uscita un'intervista della Battlestate, ma come ho detto inizio video, ragazzi, guardatela per curiosità, ma non date per certo nulla di quello che sentite, perché per esperienze passate non è così. M4 all'uscita opposta. Non è una guarnizione, in realtà è una lamiera. Comunque, sì, devi metterci anche lo spessore, dai. E dove è uscita? Sul canale YouTube di Pestili, uno dei più grandi streamer al mondo di Escape from Tarkov. Quelli ancora sparano dietro. Non bisogna fare le quest per scappare da Tarkov. Soprattutto le quest che... Oh, bravo lui. Bravo lui. Come non è morto lo sa solo lui, però. Quanti hit count? Uno. Minchia. Ok. Va bene.
Iniziamo così. Tutte le quest che stiamo facendo in questo momento sono tutte secondarie. Zargaz del Tier 1. Ma che sagoma è sagoma? Smettetela. Seraha. Fatox, grazie dei 9 mesi. Sera sera. Ora vi faccio vedere una roba che magari non sapete. Molti di voi probabilmente vanno a togliere il delta di mira qua davanti. Non è il caso perché ci sono dei mirini fatti apposta per guardare sopra. Come ad esempio questo qua, che in teoria dovrebbe essere abbastanza economico ed è il 553. Eccolo qua. In teoria dovrebbe costare pochino. E non è il caso di rimuovere il pezzo davanti. Avessi avuto una granata, non aveva scampo quel tizio. Pronti. 20 pisi, ma dove trovo solo lobby vuote? Non so più dove portare pazienza. Gelo. Ogni partita in cui entri ci sono almeno altri 6, 7, 8 player, quindi sai. Credevo di avergli sparato bene, Gennaro. Credevo di avergli sparato molto bene. Silenziatorino sì, piuttosto senza mirino, ma silenziato. Cavolo, un hit count era veramente poco. Ah! K, buonasera. Non so di che episodio parli, perché di robe di tornitura ne abbiamo fatte tante nel frattempo, in questi ultimi mesi. E non saprei. Per esempio, ma tu lo segui il mio canale YouTube di Armi, Kinder Armory, dove ho fatto il video dove facciamo vedere come si fa la canna di un fucile e si tornisce un sacco? Chiedo. Ti scrivo e ti chiedo ancora 2 consigli. Va bene, Marco. 2 sicuri, anche per me, almeno 2. Uno sono rimasto veramente sorpreso. Forza, forza. Interscambio, dobbiamo fare 25 scav in negozi. Le prime quest di... Dobbiamo andare avanti con Ragman, è quello che abbiamo lasciato più indietro di tutti.
Ma guarda che in realtà no, è solo quella dei negozi che è un po' stronza, perché poi tutte le altre le fai, onestamente, Gennaro. Kappa, ti tocca guardarlo, c'è della passione in quel canale lì. Devi sapere che negli ultimi 2 anni mi sono concentrato di più su quelle vere che su quelle dei videogame. Toh, ripetiamo esattamente quello che abbiamo fatto prima, speriamo di non morire uguale. Perché Inox, giocato più di una volta alla settimana, diventa difficile da seguire, Silor. E poi finirebbe per stufare molto prima di quello che invece può fare così. Per cui hai ragione, quello che posso fare è giocare da solo altri giorni della settimana, visto che evidentemente piace. Ma Inox già 2 volte alla settimana finisce che poi qualcuno non riesce più a seguirlo, non gli riesce più a star dietro e piano piano perde l'attrazione che ha. Cioè, il motivo per cui piace è proprio che viene una volta a settimana, secondo me. Esatto, Invicti. Diventerebbe semplicemente un altro account. Tra l'altro, questa è forse la stagione con meno ore di gioco in assoluto, perché le scorse stagioni giocavamo anche 4-5 ore a sessione, invece questa 3 secche, bam. 4 milioni sul conto, ma questo è uno dei famosi wipe in cui è facile far soldi perché il Bitcoin è alle stelle. Meccanica che a mio avviso prima o poi dovranno abbandonare, quella del Bitcoin sincato col valore reale. Secondo negozio. Si sparano lì. Yes, è bannabile se te la sgamano, sì, Andrea. Ma perché mai dovresti averne bisogno? Ok, adesso dobbiamo avanzare con calma. Quantomeno a passo ridotto. Mancano 24 scav. Ma che decontamination? Penultimo negozio. Mac Ultra Great Again, esatto. Da solo ti demoralizza? Guarda Inox. Quello che sto giocando adesso, sono da solo. È questione solo di mentalità. Perché ti demoralizza? Cos'è che ti demoralizza del giocare da solo?
fucile silenziato, ma è ancora in oli. Stufa da solo, non sono d'accordo. Stufa da solo come stufa in gruppo, bisogna alternare. Tutti in un raid quella dei negozi, yes. Hanno acceso le luci, yes. Nessun post fake. Ma tutti io li becco. Mi puzzano, ragazzi, non può essere così. Non possono sparare. Due raid di fila così, mentre mi muovo, no. O c'è un desync impossibile. È troppo così, è veramente troppo. Però è un account normale questo. Non registra i colpi, vero? No, secondo me, ragazzi, c'è un desync impossibile. Trade count, di nuovo. Non è cheater, mi ha sentito. Non è cheater. Mi ha sentito scendere. Mi ha sentito scendere. Mi ha cercato perché deve fare le kill. Ci sta. Tutto quello che volete. Ma c'è qualcosa che non va. Non sono i player. Perché gli ultimi due che mi hanno ucciso, le ho anch'io 28 estrazioni di fila. Robot. È altro, ragazzi. È altro. C'è il server che non prende i colpi come dovrebbe. E secondo me c'è un desync impressionante. Scusatemi, ma giusto per dire. Ne ho 23 io. Per me è desync, perché nessuno dei due che mi hanno appena ucciso ha qualcosa di particolare. Average lifespan. E magari farai il più corti. Magari gioca da solo, ragazzi. Questo mi ha preso al torace, tra l'altro. Aveva gli M61 nel DVL. Mi ha messo qualche colpo con la pistola. E poi mi ha tappato al petto con un colpo di DVL. E ci sta. Su questo non dico niente. Pensavo mi avesse fatto HS. Poi dopo ho visto che era torace. Ci sta. Al 100%. Ve lo garantisco. Non è lui il problema. Mettiamola così. Non penso che tu muoia sempre così, Jack. Io adesso ho fatto degli errori che mi hanno portato a morire in quel modo. Mi sono per esempio spostato dalla parte sbagliata. Ehi. Ehi. C'è un forte desync e che non so come verificarlo. So come verificarlo. Ah, ma io non ho l'offline con questo account. So come verificarlo, ma dovrei cambiare account, ragazzi. È il test delle nade in privato, esatto. Sapete che vi dico, lo facciamo, ne vale la pena, ne vale la pena registrarlo in un episodio di Inox.
Datemi un attimo. Ragazzi, ma quanto fa incazzare il capcio? Nicolas, grazie mille dei 15 mesi. Non ne posso più, ragazzi. Ok, fatto. Ho bisogno di due volontari. Berserk, grazie mille dei 24 mesi. Buonasera, buon kill niet, maestro del 308 kill ni respect. È quello della CZ, Matte. Quello con tutti i buchini. Qual è Udi, vero? Yes. Ciondolo, grazie agli 11 mesi. Sera Inox. Guardate, facciamo così. Escape from Tarkov. Factory. Modalità pratica, cooperativa, tutti in un posto, senza scav. Fatevi trovare qua. Ma è un freno qualsiasi, Matteo, non è che ce ne serve uno specifico per la CZ. Quella che trovi, Amagi, sul serio. Quella che trovi di cui hai i colpi. Livello 6 evita tutti gli scontri possibili, spara solo agli scav, scappa quando senti qualcun altro che spara. Dovete fare modalità cooperativa, ragazzi, modalità cooperativa e poi mettete looking for group. C'è un Samuele Bearsani. Mi serve un altro volontario. Forza, forza, per il potere di Inox. Hai delle granate? Scaffatello, Zirco, qualcuno di voi ha delle granate? Perfetto. Ready. Allora, qual è il test che stiamo andando a fare? Ve lo spiego. Perché le granate? Perché stiamo andando in offline. Quello che devo cercare di capire adesso è quanto desync c'è. Cos'è il desync? Il desync è la asincronia che c'è tra due giochi aperti su due computer diversi. Ovvero, qualsiasi gioco, e non è un problema di Tarkov, è un problema del videogame online. Per forza di cose, quello che succede nel mio schermo deve essere comunicato a un server che deve comunicare agli altri giocatori che cosa ho appena fatto. Ha senso? Quindi quando io sparo,
nel mio computer ho sparato. Il mio computer deve dire al server, guarda che Killer ha sparato, e il server dovrà dire a tutti gli altri giocatori, oi, Killer ha sparato. Queste attività, che ne richiedono poco o tanto, richiedono del tempo, di conseguenza i server non sono perfettamente allineati tra di loro. Quindi adesso cosa facciamo? Entriamo in tanti, in raid. Prendo una granata, e adesso ve lo spiego con le granate in mano. No, Silor, no. Buongiorno a tutti, signori. Buonasera. Vi chiedo gentilmente di mettere a terra le vostre granate. Giusto per conferma, avete tutti la live aperta così da poter sentire quello che dico o devo andare in VoIP? Yes. Ok, allora, il discorso è questo. Se io sparassi adesso e dico a loro saltate quando io sparo, starei testando il loro tempo di reazione e non avrei nessun riferimento a quanto è effettivamente il desync. Quindi che cosa succede? Io adesso lancio una granata. Nel momento in cui lancio la granata, la sua esplosione sarà un evento terzo. Perché lancio la granata, il server lo deve dire agli altri, ma dal momento che la granata non è più mia, il momento in cui esplode è un momento che il server deve raccontare a tutti. Quindi io lancio la granata, quando la granata è lanciata, il server dice «Oi, Killer ha lanciato la bomba». Ma poi non sarà il mio computer a dover dire agli altri quando esplosa, sarà il server che dice «E adesso esplosa». Nel momento in cui esplode, tutti quanti, me compreso, saltiamo. Se c'è effettivamente desync, noi dovremo vedere che saltiamo tutti con parecchia distanza. Se altrimenti saltiamo tutti insieme, vuol dire che c'è poco desync. Fate un bel sì con la testa se avete capito. Ok. All'esplosione saltiamo tutti. Buono. Ci riprovo. Non ho saltato io, ok, ma ci stiamo. Adesso, quando io sparo, voi sparate nel nulla. Veramente? State sparando nel momento in cui sentite il mio sparo? Proviamo di nuovo. Ok. Ok, fermi, fermi, fermi. Tu. Solo tu. Solo tu spara nel momento in cui senti sparare me. Hai Discord? No. Chi di voi ha Discord? Ok. Vado in generale. No, ragazzi. Cioè, cosa mi state dicendo?
Andate in generale, vi sposto appena vi vedo. Ok. Mark, sei in partita con me? Sì. Ok, quale sei dei tre? Quello con l'elmo nero. Ok, perfetto. Ti devo chiedere se puoi per favore condividere la live. Certo. Forse non hai i permessi, dimmi un po'. Ok, ce l'hai, perfetto. Aspetta che ti ho mutato la live. Ah, tranquillo. Ok, ti vedo. Perfetto. Perfetto, allora io adesso faccio una roba. Allora, tolgo il mio audio di Tarkov. Quindi Tarkov okay. Non si sentirà più. Aspetta che devo organizzarla questa roba. Parla, salta in gioco. Salta. Chat, voi lo sentite ancora? Perfetto. Perfetto, quindi... Allora, io adesso ho tolto l'audio del mio gioco, ok? Quindi okay. Il mio gioco non fa più audio in stream. Vedete che se io corro, sentiranno l'audio da te. Sì. Quindi sentono solo il tuo. In questo modo possiamo valutare il tempo di reazione e capire effettivamente quant'è. Perfetto. Sparo 5 colpi, farò bam, 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 e tu spari quando al prima possibile quando senti, ok? Ok, vai. Ok. Ok. Grazie, adesso rimetto l'audio e facciamo la stessa cosa di nuovo, ma stavolta col mio audio del gioco, quindi stavolta non sento, chiudo la tua live, do per scontato che tu abbia lo stesso tempo di reazione, tu più o meno facevi... Sì, esatto. Esatto, però voglio sentirlo dalla mia live adesso, ok? Ok. 3, 2, 1... Ok, evidente. C'è. Grazie. Sì. Gentilissimo. Figurati. Posso tornare su Inox? Grazie mille. Addio. Perfetto. Ok, wow. Wow, 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 ragazzi. Si vede, no? Si è sentita la differenza. Si è sentito, no? Mezzo secondo no, ma c'è un po'... Beh ragazzi, un po' di differenza sì, d'accordo, ma quando spari su Tarkov, un decimo di secondo di differenza sono potenzialmente un colpo, due colpi sparati. Ora torniamo con Inox. L'audio che sento dalla stream è in delay. Lo so, ma infatti io non ho voluto preoccuparmi di quanto fosse il delay rispetto... Cioè, l'audio no, non è in delay. Aspetta. Guarda la clip in staff e dimmi. What? Ok. Ma sono girato. Vedi come sono morto lo scav? Ma lo vedi? Ok. Ok. No ragazzi, perché l'audio che sentivate prima era proprio audio diretto della live dell'altro ragazzo, quindi il suono era giusto. Non vi preoccupate del ritardo che c'era rispetto a quando io sparavo, ma del suono che sentivate. Yes, Bad Muffin, è così, con la differenza che in mezzo c'è anche il tempo di elaborazione del server, che è l'incognita in questo momento. Se io ho 50 di ping e lui ha 50 di ping, lo scambio totale è 100, ma se il server ci mette 150 millisecondi in mezzo, diventano 2,50, capito?
Allora, stavamo dicendo 5-7. I colpi li prendiamo adesso. Linked search, caricatori. Tutti. Ci prendiamo una splint, un kit medico e compriamo degli emostatici. E nel frattempo devo ringraziare Adolf, grazie mille della sub. Ma era chiaro il test, no ragazzi, o lo devo rispiegare? Cosa può incrementare il desync? Lo stato del server e la connessione dei giocatori, che però, attenzione, può anche dipendere da quanti giocatori giocano, perché, mi spiego meglio, se è un periodo in cui giocano poche persone, infatti, allora, premessa, sul canale c'è un video, desync non esiste e desync non esiste parte 2, dove ho analizzato bene questo problema. Ho testato tutti i giochi più popolari all'epoca in cui avevo fatto il video, quindi Warzone, Valorant, Rainbow Six, eccetera, eccetera, per verificare quale fosse il livello di Tarkov comparato agli altri giochi. Dunque, Tarkov non è messo male. I giochi messi meglio, quali erano, secondo voi? Fortnite, per esempio. Perché Fortnite? Perché Fortnite lo giocava in quel periodo chiunque, pure i gatti in giardino. Quindi, no, Valorant non era messo così bene. Non c'entra il tick rate, ragazzi. Non c'entra il tick rate. Perché? Il tick rate è una piccola porzione dell'intero delay. Mi spiego meglio. Qual è un buon tick rate secondo voi? Qual è un pessimo tick rate secondo voi? 15, perfetto. Un 60, quindi 1 diviso 15, voilà. Ok, allora, un 60 Hz di tick rate vuol dire che ogni aggiornamento del server avviene in 16 millisecondi. Un 15 Hz vuol dire che avviene ogni 66 millisecondi, vuol dire che ci sono 50 millesimi di secondo di differenza tra un desync e l'altro. È sicuramente un valore importante, ma penso che siate d'accordo con me che è molto più facile perdere 50 secondi di ping piuttosto che col tick rate. Cioè è molto più facile che tu stai combattendo con uno che ha 60 di ping invece di 30 e anche tu ti connetti male e quei 50 millisecondi li becchi tutti sulla connessione prima del tick rate. Quindi il tick rate aiuta, ma non quanto la connessione. Siamo d'accordo su questo? Ora, perché Fortnite gira da paura? Perché Fortnite lo gioca chiunque. Quindi se io gioco a Fortnite, è probabile che sto matchando con un player che è nel palazzo di fronte a casa mia. Quindi la nostra lag è simile. In più, essendo tanto giocato, ci sono tanti server, quindi è probabile che io e il tizio di fianco a casa mia stiamo giocando su un server relativamente vicino a casa nostra. Di conseguenza, magari io pingo 16 e lui pinga 16. In più il server gira bene, insieme è una performance eccezionale. Passiamo a Tarkov. Tarkov potrebbe essere che sono l'unico della provincia a giocarlo. E quindi io matcho su Tarkov, in questo momento gioca poca gente, quindi matcho con un tizio che sta nel nord della Germania e matchiamo sul server del sud della Francia. Chiaro? Quindi non fa da lag compensator, sono due cose diverse, Raptor.
Sì, ma le azioni di tutti sono sui 20 Hz. Bad Muffin in aggiunta al proprio lag. Poi Jack Poi, grazie dei 12 mesi. L'ho spiegato abbastanza chiaramente. Se vi siete persi, ve lo rispiego. Quindi, se tu hai 15 di ping, sei svantaggiato rispetto a uno che ne ha 60? Sì e no. Se io pusho lui, ho vantaggio io. Se lui pusha me, sono nella merda. Ma 20 Hz va benissimo. Va benissimo, ragazzi, 20 Hz. Wipe è stato tipo febbraio. Questi erano sotto? Vuoto! Io ancora non ci vedo una sega, non so voi. Entrano i colpi. No, player RTT e il ping, quanto ci mette il tuo segnale ad arrivare a un altro player? Sarebbe l'andata e ritorno, in poche parole. Dopo ce lo cerchiamo sulla wiki per essere sicuri. Questa è sfiga. Questa è sfiga e basta. Non è una gran serata, ragazzi, questa. Ascella, ragazzi. Pompa nell'ascella. Io non vedo niente, comunque. Non so voi. Male, male. Scusate. Cerco di concentrarmi un po' di più, perdonatemi. Questo non è tipico di Inox, questo gameplay. Cos'è che volevo vedere? Non quello, ma volevo vedere... Uff. Eh sì, Master. Ah, basta fare una scavata per fare soldi, Master. Comunque grazie. No, va bene così. Questa pistola è forte come un fucile, Andrea.
Poi sto morendo a stecca, ma a patto che ammazziamo almeno uno scav in un raid ci sta. Poteva essere che non avevi la piastra dentro, Cali. Mi è capitato di trovare qualcuno che non se n'era accorto e aveva messo l'armatura vuota. Ma non necessariamente, Zach. No, perché non puoi prevedere dove andranno i player. Raptor, si migliorerà il lag con delle infrastrutture migliori che necessariamente... Cioè, col tempo arriveranno. Se ci pensate, 15 anni fa non avevamo la fibra che abbiamo adesso con la diffusione che c'è adesso. Migliorerà drasticamente con il migliorare del tipo di connessioni che ci sono. La compensazione del lag può funzionare, ma può essere anche un disastro. Come fa a capire la lag quando sparerò? È imprevedibile. Per quanto tu possa avere un modello accurato, non puoi prevedere che cosa farò nel prossimo millisecondo. Cosa fai? Calcoli il danno prima ancora che io abbia sparato? Se ci pensate è già un miracolo che riusciamo a fare quello che facciamo. Se ci pensate, noi giochiamo veramente con gente che ha migliaia di chilometri da casa nostra. O prevedere, ma azzeccare il giusto è molto improbabile. Esatto, il discorso è che può prevedere e rendere piacevole il gioco nell'80% dei casi, ma la volta che prevede male, spacchi il monitor in due. E basta un errore per rendere inutile la tecnologia, secondo me. Per come la vedo io. Stavolta giro al contrario, ragazzi. Cioè, l'intelligenza artificiale può aiutare, ma non in tutte le situazioni. Per esempio, se parliamo di guida, senza dubbio può migliorare, perché il confronto è quello dei tempi di reazione umani. Ma se parliamo di un software, di un videogioco, dove il... No, ragazzi, non so che dirvi. Non so che dirvi. Ma devo fare... No, vabbè, ho capito, ma questa no. Ma poi mi ha ucciso con un M700. Non ce l'aveva nemmeno. Vabbè. Stavo dicendo. Intelligenza artificiale nel mondo della guida... Ok, deve confrontarsi col tempo di reazione di una persona e può vincere. Ma in un videogame dove il tempo di reazione è zero, perché il dato che stai analizzando l'hai generato tu stesso, non può aiutare.
Non è che non sono nel mood di Inox. Che cazzo devo fare adesso? Perdonami, eh. Mood di Inox. Cosa dovevo fare? Da dove ha sparato? Dal portellone a destra. Cioè, questo non è manco uscito. Non so neanche come ha fatto ad arrivarci lì, così in fretta. Ma non sto premendo W alla G-White, ragazzi. Sono spawnato e sono andato... Che cazzo devo dirvi? Sono spawnato e sono andato dove dovevo andare. Punto. E vabbè. Cinque minuti vuol dire che entri e c'è la gente che ti aspetta. Sì, ma magari arrivo prima io, Keko. Sto comunque spendendo, penso, 150k per l'intero loadout. Vabbè, ma all'uscita me ne occupo. No, ce l'ho, bad. Difficile passare avanti, considerato che ti blocca completamente Ragman, Zach. Non lo vendo, bad. Pippi, sgrazia dei 14. Elu. E al 4 come ci arrivi, Zach? Sì, ok, queste difficoltà, però, Frankie, anche meno. Ma lo zastava Muffin. Ma scusa, ma quanto sta adesso un Kalashnikov? Ah, russi non ci sono più. Guardo poco YouTube italiano, Vittoz, ma generalmente è un amico. Sì, ormai sono trattativa riservata addirittura. I Kalashnikov russi veri.
Ma si trova ancora qualcosa nel prezzo giusto? Ok. Altro spawn, altra corsa. Mai trovati, Gennaro. Cerco di concentrarmi un attimo, scusate. Questi si sparano fuori. Perché lo gioco in 4 terzi, Inox? Uno scav mancante. Questo è vicino. Qualcuno in fondo. Cerchi sul banco nazionale come classificato. E i Tauset spammano flare rossi perché sono gli scav player che ci vanno. No, non crei problemi.
player. Ma dobbiamo aspettare un attimo. Grazie, signor Club. Visto? Non è in fondo, è sopra, qua sopra. Cade top brand, esatto. Grazie mille, consulente. E quello l'abbiamo evitato. Il problema adesso è che c'è quello con l'SVD all'uscita. Qualcosa ci inventiamo.
Ok. Devo uscire all'uscita senza zaino. È l'unica alternativa che ho. Più è lontano, più si arrampica e si spara con la pistola. No, ho sparato un po' più veloce del previsto perché dovevo impedirgli di sparare a lui. Dovevo ammazzarlo prima che lui iniziasse a sparare. È ferma comunque la 5-7, eh. Fa la cessione. Ma tuo nonno ce l'ha al porto, Shady. Fatti tutti i negozi? Yes. Perfetto, se lui ha il porto d'armi in corso di validità, la pistola regolarmente denunciata e tutto il resto, fa un foglio dove dice che la date e boh, cerca modulo cessione armi tra privati su Google. Comunque mi piace che dicevo quasi il porto d'armi, devi letteralmente ancora fare domanda. Cazzo, ma questi sono qui. Ho quasi la patente. A novembre mi iscrivo. No, devi andare dai carabinieri a denunciarla. Olaf? Se uno ha da cedere armi ma il PD ha scaduto, se quello che le prende ce l'ha attivo, no problem. Non serve il porto d'armi per cedere le armi. Sì, mancano ancora 3 mesi prima che ti arriva, ma va bene, di che provincia sei, Shady? Vero ombre. Andare piano per questo sparato qua. Lecce, ma magari te lo fanno in fretta. Sono qui. Mica, ma proprio qui? Con tutta la mappa che c'è qui? Anche per me sono sopra, ma sopra vuol dire che si possono affacciare, quindi non va bene lo stesso.
Porca troia. Avete visto però il body? Il cadavere messo male. Sono sotto, non sono sopra. Tacche di mira sono di plutonio. Memavamo perché sono illuminate di giorno, che ancora un po' sembrano i blocchi di Homer Simpson. Sono in alcuni ACOG, comunque c'è il trizio. Minchia, non c'è un cespuglio, porca miseria. Non bello, non bello per niente. Ragazzi, il peggio è passato. Il peggio è passato. Ora rientriamo, ma col cuor leggero, perché se schiattiamo non importa. I negozi li abbiamo visti tutti. Trizio Mirini non era tossico. Trizio Mirini è... sì, ma è dentro delle capsule. Non è... è tossico. Era tossico, sono lecchi. Fatto, signor Ragman. Ok, quindi abbiamo sbloccato anche tutto un altro finale di quest. Però ormai abbiamo iniziato a ballare, balliamo. Ora cambiamo completamente strategia, si corre dentro. Ho fatto un player in piedi sopra il condizionatore all'ingresso. Nudo con l'AVT. Colpo alla tempia. C'era una storia tipo dell'orrore, praticamente, che è reale, però fa abbastanza accapponare la pelle, che è la storia delle ragazze del... aspetta, del radio. Le ragazze del radio. L'avete mai sentita la storia delle ragazze del radio? Yes. Praticamente, periodo storico in cui si facevano gli orologi e si dipingeva con della vernice radioattiva le lancette degli orologi. Che non è un problema di qui per qui. Di per sé non è un problema, se non fosse che loro leccavano la punta del pennello per farlo preciso. Quindi facevano... e niente, hanno tutta una mandibola così.
Ma le tacche di mira non sono pericolose perché sono delle capsule. Tra l'altro, Nolly, sì. Serge! Figli dell'atomo, join the chat. I mariti delle donne del radio non sai la storia. Quella no, Bad, me la devi dire tu quella. Non vedo l'ora, Crazy, sembra bella. Dobbiamo fare 16 kill ancora, vero? Ah, parto ogni sera da un brano diverso, Andrea, fa tutto lui. Ho visto che è uscito anche Ferrari. Con Adam Driver. Di corsa, e mo morirò di nuovo come prima. Devo vederlo, Ferrari. Immagino che non sia meraviglioso, però. Drive to Survive, me l'avete già chiesto. Ho finito quello che c'era su Netflix. Poi non so se è uscita la nuova stagione. Dici scab. Adesso ti rispondo, Berus. Ma ti dico che organizzerò qualcosa perché me lo chiedete in tantissimi. 15. Troppa gente, tre persone. Tre?
4. Sto ragionando su dove andare. Di qua. Dobbiamo salire al secondo piano quando c'è tutti sti player. Calma. Mi ho preso l'ascella di nuovo, Matte. Dicevo, Berus, devo fare una live dove vi spiego un paio di cose, perché siete in tanti che state approcciando il mondo della stampa 3D e ci metto una vita a spiegare tutto. Quindi faccio prima fare una live dedicata a quello e via. Guida per il montaggio comunque è inclusa nella stampante, devi, cioè non devi fare nulla, devi solo mettere due viti e collegare i cavi, ma c'è la guida, se apri tutto la scatola c'è il QR. Mannaggia Ela, mi dispiace. Io tanto RD. A posto. E saliamo su. Gail, grazie mille. Oh, grazie Berus, mi fido. Ho una K70, Jack. Corsair K70. Fame. Per adesso la risolviamo così. Montarla comunque non dovrebbe essere un problema, Virus.
L'avete visto, vero? Ti prego. Grazie, grazie, Virus. Mi consigli Gia quale bobina comprare? Su Amazon paghi un po' di più, ma arriva. Sunlu PLA Meta è ottimo. E quando poi avrai tempo, lo ordini direttamente dal loro sito, che lo paghi quasi il 50%. Bello, bello Elekar, lo uso anch'io tanto. Questo è l'M4. Cibo, ti prego. Ok. Cerchiamo sotto. Non bello. Non bello. Ma perché mi succede sempre questa roba quando registro? Non blue screen, se solo ho spento tutto. Armory Crate, ragazzi, lo disinstallo. Asus Armory Crate deve scoppiare. E il software dell'Asus. Ma che stampante accesa? No, no, è il software dell'Asus. Bisogna toglierlo. È il male del mondo. Minchia, ragazzi, adesso entro e mi hanno ammazzato. State a vedere. State a vedere, perché stavo anche subendo la fame. Mannaggia. Vero, Sergio. Mannaggia. Non bello. Proprio non bello.
Voilà. Di cosa ci preoccupiamo, ragazzi? Un bel lattino scaduto tra... Ricotta. Ricotta liquida. Non trovo più l'eye tracker. L'ho tolto per una roba. Non lo trovo più. Lo troverò, distraction. E comunque mi sento più al sicuro con la mia 5-7, ragazzi. Già morti. Dove lo vedi un tracksuitaro morto? Non è un tracksuit... Ah sì, un tracksuitaro. Cibo. Latte acciughe, wow. Il meglio del mare e il meglio della terra. Ma ovviamente no, Andre. No, Tarkov Offline non ha nessuna utilità se non quella di praticare. Nulla di quello che fai viene registrato. E il fatto che tu voglia salvare il loot giocando in offline mi fa capire che il motivo per cui ti diverti è che non hai la tensione di perdere roba. Soffri un pochino di Gear Fear e ti consiglio di giocare un pochino per fartela passare. Passerà. Se sei all'inizio, è normale che entrando e morendo sempre, perdendo tutto, ti passi la voglia. Ma basta un raid dove riesci a portare a casa qualcosa. Nel momento in cui tu riesci a portare a casa una volta qualcosa di bello, abboccato. Come i malati di gioco, non serve vincere sempre, basta vincere ogni tanto. Continua e piano piano impari, Andre.
La tua evoluzione non può avvenire se giochi in offline, perché ti scontri solo contro scav e sai di non avere mai il rischio di trovare un player. Gioca normale. Se perdi la roba, chi se ne fotte? Fai una scavata e recuperi tutto. Filfax, grazie mille. Filfax. Ma non serve resettare, ragazzi. Non stai contento, Jack. Quanti ne mancano? Passi. Quello è un player? Mrazota. Тебе пизда, ты понял, блядь? Valide con i migliori proiettili, quindi 8-5-6-1 e mediare non so quale dei due hai, però è SR25 con gli M80. La mossa è sempre quella, ragazzi, fate un scav run. PMC, scav run, PMC, alternate sempre sulla stessa mappa. No, vendili, però non ha senso tenerli. Se ce li hai lì per aspettare di sbloccare i colpi, vendili. Vendi tutto, non c'hai colpi. Tutto, via. Anche su qualche milione di fondi. Come messo l'hideout?
Mark, grazie mille. Forza Inox. Perfetto, allora i soldi che hai non valgono nulla. Spendi tutto quello che puoi per l'hideout. Tira su l'hideout di tutte le stazioni che puoi, comprando la roba da dove serve. Vendi tutto quello che non ti serve. Quello che avanza, compra schede video, torna ad avere 100 rubli. E poi rinizia a farmare. Grazie mille, Jack. Ora noi scendiamo di qui, ma potremmo incontrare un dispiacere, perché è quello di prima. Com'è così importante l'hideout? Aiuta per le quest, ti permette di craftare cose importanti che ti servono sia per combattere che in generale per le missioni. Migliora le tue statistiche. Esatto, Alex. Copriamo stamina e si va. Ce ne mancano ancora un casino di scav. Esatto, l'hideout a un certo punto genera soldi sufficienti a permetterti di non lootare più. Al massimo livello l'hideout genera 3 bitcoin, un bitcoin ogni 12 ore, che in questo momento vuol dire 1 milione ogni 12 ore. Vuol dire che ogni giorno che tu apri Tarkov hai 2 milioni che ti aspettano, per al grazie dei 35 mesi. Ogni giorno 2 milioni. Se voi uscite con un loadout da 500.000 di rubli, vuol dire che ogni giorno che aprite Tarkov, senza aver lootato nulla, potete perdere 500.000 rubli 4 volte e rimanere in pari. Bene che ci sia la riunione, ragazzi. Five Seven è la migliore arma che ho in questo momento addosso.
zero rinculo, colpi penetranti che fanno molto danno. È un spara come l'M4, ma è una pistola con ergonomia elevatissima. Maxare la Bitcoin Farm è dura? Hai ragione, io non l'ho ancora fatto sull'account principale, ma a livello 2 è più che sufficiente. Bitcoin vanno venduti immediatamente alla Therapist nel momento in cui li trovate. Quattro scav mancano, bel lavoro. Tre scav mancano. Lavoro migliore. No, devo rientrare, ragazzi. Non esco, se no. Convinti adesso del beneficio della 5-7? Ragazzi, se becco uno scav player, pace. Pensi che la nerferanno? Per nerfarla sarebbe sufficiente rendere più difficili da acquistare i colpi, ma finiresti per ammazzare indirettamente anche il P90, che già vede pochissimo utilizzo, quindi figuriamoci. Bisognerebbe alzarla un po' di prezzo. 500.000 rubli? No, cos'è? 500 dollari, quindi tipo 60k? Per una pistola del genere già silenziata è troppo poco, dovrebbero metterla a 90.000 e allora magari si nerfa un po'. Al momento è troppo poco, costa troppo poco, per la potenza che ha costa troppo poco. No, no, è nel meta assolutamente, razzo. Beh, 14, bene. Non è, cioè, appunto, non è tanto il discorso che sia forte, quanto il fatto che costa troppo poco per quello che è. Ora entriamo e facciamo gli ultimi tre scav. Più rinculo? Beh, non sarebbe realistico, perché la 5-7 ha pochissimo rinculo in realtà. Ripeto, la lascerei così, semplicemente la renderei più cara.
Cioè, guardate quello che dico, L'M4 del tipo costa più del doppio della 5.7 con la torcia. Più del doppio. Dovrebbero essere... No, così. Cioè, l'M4 ci sta, 120.000 rubli, così. La pistola dovrebbe essere... due terzi del valore. Grazie mille, signor Miceli, del gentil ride. Ripetendo che comunque è meglio della pistola. Cioè, preferisco la pistola. Benvenuti a tutti, grazie mille Fra. Questa sera tutto bene per adesso. Sono morto una fracca di volte, ma sono andato avanti con la quest dei negozi, che è sempre un dito in quel posto. Questo lo posiamo. Questo lo posiamo e torniamo poverelli in raid. Ma sì che potrei... Ma pazienza, ma pazienza. Pazienza. Liberiamolo sto stash. Card viola, 80 ore per guadagnare su 15 milioni vale la pena. Eh sì che ne vale la pena. Anche perché 80 ore mica devi stare lì. Forza, forza. Povero Fraus. Quanto paghi di tasse per venderla? Secondo me non tantissimo, Offensive. Se devo dire la mia. Tre scave mancano, non sono tanti. Con uno spawn buono potrebbe essere che li becchi quasi subito. Che ora stacco? Ancora un'oretta penso che farò, più o meno. Forza, forza, ragazzi, domani... Ah, giusto! Io ve lo dico a quest'ora, porca miseria. Allora, non ho messo ancora il conto alla rovescia sul sito di Armory, ma per tutti gli appassionati, per tutti gli interessati, sono le ultime 24 ore per usufruire dello sconto pre-order. Domani ci arriva la roba, teniamo lo sconto ancora domani sera che è dal martedì, da mercoledì in poi non c'è più lo sconto pre-order perché c'è tutto, quindi ve lo dico. Tenetene conto, per chi è interessato. Egregiamente, GG. Roba buonissima. Ok, spawn mediocre, perché ora che arriviamo lì... No, dipende dal prezzo che secondo Tarco va quella chiave, Offensive.
3 scav. Punto esclamativo fix black. Ok, ce l'ho. Uno scav. Uno scav. Non fatemi rientrare per uno scav. Veramente? Pochi scavo uguale boss possibile. Veramente, ragazzi.
Nice. Ora posso pure schiattare. Si butto già lo zaino. Giretta Techlight, reset e rientriamo con altre quest. Con Inox tutti i minuti che non abbiamo delle quest addosso sono minuti sprecati. Beccherò gli exfil camp perché non c'è stato niente finora. Attivo, sempre tenuto attivo, Black. Voilà! Meno male! Perché potrebbe dare dei problemi. All'epoca di quella clip poteva dare dei problemi, Black, su sistemi che fanno un po'... Il binaural toglie un pochino di frame. Quindi se è un sistema che fa fatica, ti conviene toglierlo. Però, poi hai uno svantaggio tattico, quindi io consiglio di tenerlo attivo. Se proprio devi, tra le cose che puoi disattivare, oltre a ombre, eccetera, eccetera, può essere quello. Trading, Ragman, fatto, grazie. E ora inizia l'eterno filone, perché abbiamo i manifesti più Blood of War. Quindi prendiamo 3 marker. E si va. È la CPU il tuo problema più grande. Yes, cambia drasticamente Dark Pepe, ma proprio drasticamente. Poi non so che risoluzione giochi, con che impostazioni e tutto il resto delle info che mi servirebbero, però ti posso dire che il processore sicuramente di quello che mi dici tu è l'anello più debole, ecco, se può servirti. Il VOD di ieri lo trovi nel canale. Con le mie impostazioni 1080 e ti dà problemi. Comunque, processore nuovo aiuta tanto. Proprio tanto tanto. Quanti schermi hai attaccati al computer, Dark?
staccane uno. Vedi se migliorano gli FPS. Dovrebbe, perché comunque hai il doppio del carico. Qualcosina sì. Però, ripeto, quando giochi, stai col... come si dice? Apri Esplora Risorse, quando giochi, e ti renderai conto che la tua scheda video non pompa... Porca puttana, Dark, decina, quindicina di FPS in più. Dici che non ne fai 60, 10-15 FPS e il 30%. Minchia. Mi perdoni il francese. 30% in più è tanto, eh. Sicuramente anche su Factory e su Labs, Dark. Sono le tre mappe dove staccare il monitor ti fa guadagnare FPS, e il motivo è che sono le tre mappe più leggere, quindi sono le tre mappe dove la tua scheda video pompa un po' di più perché il processore le sta dietro. Fai che aprire un'altra... gioca, apri Esplora Risorse e guarda la tua scheda video quanto sta pompando. Se vedi che è proprio appena appena impegnata... vuol dire che il processore non le sta fornendo dati abbastanza in fretta. Chissà se riesco a farvi vedere io. So, sempre gli stessi settaggi, ragazzi, non cambiano. Guardate, nel mio caso, adesso che entro in ride... processore al 50 circa, scheda video al 50 circa, vuol dire che per me il limite è Tarco. Ok, la GPU non sta a un adeguato livello di utilizzo, va bene, ma invece il processore? Collo tirato? Ok, ti sei risposto, cambia processore. Se hai budget risicato, se devi essere attento al budget, in questo momento Ryzen 5800X3D è il miglior rapporto qualità-prezzo che tu possa fare per Tarkov. Quanta RAM hai? A che velocità, free roll? No, anche a me è arrivata una chiave di prova di Arena. Bravo che me l'hai ricordato. Io regalo la mia, quindi domani faccio un giveaway e vi regalo una chiave di prova per Arena che dura 3 giorni. Non è chissà che, però io piuttosto che sprecarla preferisco darla a voi. Non fare i3... pulmini. Sono tutti qua sotto. Sbagli. Cambia una Madonna in croce. Da DDR4 a DDR5. No, ce l'ho già Arena. GG. Chiave di prova, nel senso che puoi giocare ad Arena per 3 giorni. Domani facciamo, Sergio. Ovvio, perché non è la soluzione definitiva a tutti i problemi del mondo, però è un... questo come cazzo si muove? E mo?
balzo avanti e indietro perché il cambio di direzione lo fai a velocità infinita. Se vai avanti e indietro c'è l'inerzia e muori. Se invece fai il balzo, nel momento in cui per lui citti, cioè da vedere è terribile, sembra che lagghi. Su Tarkov cambia tantissimo, ma proprio tanto, ragazzi. Ho visto un sistema basato su MD da PC Frog che faceva 160 fps in 2K su Streets. Tra parentesi, era il computer di Diego. Medio alta, Gigi. Ho visto esperienza personale, non pensavo perché di solito non è così, ma in Tarkov la velocità della RAM fa tantissimo, di conseguenza DDR5 girando molto più forte fa di più. Quindi vi devo dire, DDR4 e DDR5 nella maggior parte dei casi non è una differenza così sostanziale, ma per Tarkov, che ha bisogno di velocità di operazioni, yes. Poi, se avete bisogno di vedere quanto sto facendo adesso, in alto a destra. E marchiamo il primo. Sono i fuel tank, vero? Sono i fuel tank, mannaggia. Per spingere... In che senso, Free? Clicca sul canale trasmissioni passate, Tony. Pensa, Umbre, giocando 3 ore a settimana per 11 settimane. Inox ha 33 ore di gioco, Umbre. Facciamo railway, ma andiamo adesso in autostrada. Marv, grazie mille. Inox gioca focussato solo sulle quest. In solo sai che si progredisce nettamente più in fretta. E fai 10.000, offensivo. Eh sì, assolutamente cambia. Figurati che io gioco da quando Tarkov è uscito dall'alfa, quindi dal ottobre 2018 o 17, non mi ricordo esattamente. Comunque le ore fino al 2020 non sono contate. Quindi ho almeno 2 anni di Tarkov senza il conteggio delle ore, ma almeno... Cav poco più avanti. Non è neanche questione di essere bravo, è solo questione di prioritizzare le quest, Umbra.
cazzo erano 120 metri? Vanno di pari passo, secondo me, Dark. Meglio 3 di V-Cache o DDR5. Se devi dare priorità tra le due, io ti direi piuttosto prendi il processore, perché l'upgrade della RAM è meno esoso. Però se il limite di budget ti forza a prendere DDR4 rispetto a DDR5, considerato la differenza piccola di prezzo che c'è, aspetta a comprare. Compra il PC il mese dopo. Primo gioco per PC, Harry Potter alla Camera dei Segreti. Ah, FPS. Combat Arms. Ragazzi, per quei giochi che state nominando ci vuole il computer. Io non avevo il computer all'epoca, avevo un computer molto molto normalissimo, un computer proprio, era il computer di casa. Sotto, vero che sparano? Mio primo computer era un preassemblato dell'Olidata. Andava molto male. Poi ero riuscito a trovare una scheda video da MediaWorld e l'avevamo comprata. Ma non era cambiato molto. Poi è arrivato il miracolo. Un collega di mio padre aveva comprato una 9800 GT. E non entrava nel suo PC, ma entrava quella che avevamo comprato da MediaWorld, che nel frattempo era uscita dal mercato. Abbiamo fatto uno scambio alla pari. Che culo. Devo andare dall'altra parte. Sentili, sentili come se le danno. Allora, devo passare tutto dal retro degli uffici. Devo cercare di prendere... Allora, faccio vedere la mossa. Allora, mo passiamo da sopra, perché sotto mi sembra contesa. Allora, io farei così. Passiamo sopra. Giriamo dall'altra parte degli uffici, prendiamo i due fascicoli, usciamo a Power Station, Marco, Marco per uscire, uscita senza zaino.
Che lagone. Hanno anche attivato, cazzarola. Male che hanno attivato. Sparano a Goshen. Quindi questa rotazione che sto facendo può essere astuta. Mi fa pensare che quelli che hanno attivato sono poi andati a Goshen. Esco con la pistola perché in Interchange una pistola è un'arma devastante. Super performante, i colpi sono ottimi, costa poco, già silenziata, ergonomia elevatissima. Questi sparano al centro, noi ci leviamo. Grazie mille signori della vostra gentile presenza. Sono decisamente quelli di Gas Station, cioè di Power. C'è anche passato qualcuno di qua. Me le mandi su disco, me le mandi su Twitch il codice. C'è scritto che le puoi giftare, Esther, quindi. Hai ricevuto una chiave per email. Copia e incolla il codice, invialo per messaggio a chi vuoi e gliel'hai data. Ok, un documento è qui, perfetto. Adesso usciamo lato idea e andiamo a prendere il terzo. E grazie comunque, Esther. Salve, grazie dei 25 mesi. No. Mazza, ma che slalom sto facendo sto ride? Li leggo su Twitch e Discord, non istantaneamente, ma li leggo. Il motore! Non posso prenderlo. Scavo player. Non mi ha inseguito. Se n'è anche andato. Terzo documento. Grazie, Esther. Come missili.
Fuel tank da marcare. Lo zaino già non ce l'abbiamo. Ma mi hai dato un'idea, Ster? Perché penso che siano tanti nella stessa situazione, potremmo veramente fare un regalone di massa. Pette, grazie dei 6 mesi. Madonna ragazzi, sto ride è veramente svicolone. Allora, tutti... Sì, dovreste aver ricevuto la mail con la chiave di prova, esatto. Svicolo tutto mancina. E voilà ragazzi, due questi in una, di nuovo. Beh, è gratis provarlo, magari c'è qualcuno che non ha voglia di mettersi per Tarkov e Arena gli può piacere di più. Yes! Mr. Ragman, due ne abbiamo fatte. Due, guarda. Voilà. Ora, database parte 2, mi serve la logistic, fuel matter su reserve, dress to kill. Quanto abbiamo portato, Ragman? 0,16. Vabbè. Chiavi. Logistic, la vedete? No, non la vedo. No, direi di no. Non avendola ancora scoperta, direi di no. Si vola. Ultimo ride da PMC. Se finisce prematuramente, farò ancora un ride da scab e poi ci salutiamo anche per oggi. Shore macchina della palude, mi conviene farla quando vado a fare anche altra roba di Shore. Adesso abbiamo iniziato con Interchange, andiamo avanti con Interchange, secondo me.
Il tasto da un'altra parte lo usa, qualcuno è capitato. Chicks for free. Sai che c'è Fix, so che arriverà. Run through the jungle, run through the jungle. Oh. Spente le cuffie? Spente le cuffie. Meno male che è successo adesso. Le ho caricate solo 20 minuti prima della live, sapevo che sarebbe successo. Voilà. Allora si corre dentro. Mi che spawn merdosissimo. Bruttissimo spawn per quello che dobbiamo fare, mannaggia. In generale, sicuramente trovi qualcuno che ti aiuta. Assolutamente sì, il problema è sicuramente su formati non 16 noni. No. Perché 21 non ne allarga, 16 decimi alza. Se conosco i miei polli hanno fatto solo la compensazione orizzontale. Usciamo poi Emercom. Sì. Non mi interessa.
Buono sapersi, Luz. Devo salire qua sopra, negli uffici. Non c'è veramente modo di clearare questa roba, dobbiamo solo sperare che non ci sia nessuno. Manifesto preso. L'uscita ce l'abbiamo a Emercom. Cosa cazzo sto facendo? Cosa ho fatto? Minchia Houdini, ragazzi. Frank, grazie mille. Corri fuori. Sì, sì, lancia le nade tu. Cosa ho fatto, ragazzi? Now you see me, now you don't. Mamma mia, ho visto il primo, fuoco di soppressione, ho sentito il secondo, fuoco in wallbang, via sulla ricarica, mamma mia. Quando si entra in ride in interchange? 40 minuti, vero? Starà andando dell'Aladino. Sì, ma sono loro che sono talpe, non sono io che sono Aladino. Trenta secondi, usciamo. No, non campero, non campero. Sto aspettando l'uscita. La fuga è stata ottima perché loro ovviamente non possono venirmi a prendere con la stessa velocità con cui io me ne sto andando via quando cambio ambiente in questo modo. Perché loro ovviamente non possono correre dietro avendo la certezza che io stia continuando a scappare. Io magari ho fatto 10 metri, mi sono fermato e li sto aspettando. Quindi il modo migliore per scappare quando riesci ad uscire dalla zona in cui ti sentono è continuare a scappare. Loro non possono seguirti con la stessa rapidità. Han tirato la granata, vuol dire che non stanno già più seguendo. Vuol dire che già sono lì piano piano, che spiccano, aspettano, guardano.
E voilà, Ragman, ne abbiamo fatta un'altra. Tieni un po'. Ok. Minibus. E poi abbiamo anche da dare questa. Perfetto, minibus la facciamo poi un'altra volta. Sweet Good, sono skihead, il cappello con i buchi, non ce li ho, ma magari lo troviamo da scav. E però il fatto di aver ritirato una batteria mi fa ricordare che l'avevo messa a craftare lo scorso episodio, quando ho chiuso la live. Le ho messe a craftare perché le consegno per la quest di Therapist. Quindi sono qua. Le ritiro tutte. Therapist, task, car repair. Voilà. Quindi mi mancano 4 candele. Posto migliore per trovare le candele? Yes. Vado a prendermi da bere, ragazzi. Grazie per i complimenti. Il motivo per cui capita sta roba, questa musica nella mia rotazione, è la mia ragazza, che ha un ottimo gusto e quando andiamo in macchina mette queste cose durante i nostri viaggetti, e quindi eccoci qua. Sedia nuova, partnership nuova, Nassi. Dopo tanti anni ce l'ho fatta e sono diventato ambassador Corsair. Eccoci qui. E questo scavo a fianco a me mi ha appena fatto prendere un infarto. Allora, candele significa schedari, schedari significa posta. Sono due sedie che non si possono confrontare, Grim. Non vedi nulla ancora perché non mi hanno mandato il materiale, ma è ufficiale dal momento che sono seduto sulla sedia. 3 esami parziali una settimana. Se hai studiato, se hai frequentato le lezioni, sì. Se è roba che devi fare da zero, dipende. Ma sono totalmente diverse proprio come budget, e non mi sentirei neanche di confrontarle. Parliamo di una Marcus, che è una sedia ottima, da ufficio, che costa 140-160, credo, adesso. È una sedia da gaming, di quelle fatte tipo a sedile di macchina da corsa, che costa 300 e rotti. Nitro, grazie mille degli 11 mesi. Buonasera, okay. Kilmi, buonasera, chat, Kilmi. Che poi, attenzione, per certi versi, secondo me, è anche meglio la Marcus, ora che le sto provando un po', però per certi versi anche no, sono pro e contro, un po' come confrontare non tanto una Panda e una Golf, è un po' come confrontare una macchina da corsa contro un'utilitaria, entrambe hanno i loro usi. Per esempio sulla Marcus sicuramente sei meno vincolato alla posizione, quindi puoi cambiare
postura nel, per sessioni lunghissime, ma sulle sessioni che sto facendo io adesso, questa ti siedi, sei incastrato, supportato, ho una posizione molto più corretta con questa. Allora, dello schienale traspirante te lo dico quest'estate, possibile. E la Marcos su quello è forte perché ha lo schienale di retina. Però, ripeto, i primi giorni avevo la schiena un po' dolorante. E poi mi sono reso conto che però ce l'ho meno dolorante durante il giorno. Sì, infatti adesso ci andiamo, Zunisi. È in tessuto questo, quindi. Questa va a letto, sì, Xerox. Questa si piega tutta quanta. Il primo giorno pensavo di cadere. Normale, normale, живем, пацаны. Quella di Lichia si ferma a metà, questa è molto più regolare. Questa di, per me, di meraviglioso, è i braccioli. Che sono i classici braccioli da sedia regolabile, che li tiri in su, giù, destra, sinistra, avanti, indietro, inclinazione. Gli altri sono, per me che suono, erano una merda. Tant'è vero che per un periodo l'avevo tenuta senza braccioli, quella di Lichia. Ah, sono già passati. Quando mai ti sdrai con la sedia? Ma quello mai, però dipende. Per esempio, se tu dovessi usare questa sedia su un simulatore di guida, col volante la inclini di più. Ma sì, ragazzi, i braccioli fanno... Guardate, non so se si vede, ma... Allora, vanno... Avanti, indietro, su e giù, che è di qua, destra e sinistra, mo devo farlo con due mani, dov'è? Ah, ok, così, e anche così, cioè puoi fare veramente quello che ti pare, devo solo imparare dove sono tutte le regolazioni. Pure lootato. Shakira confrontando le macchine. Poggia piedi da scrivania. Prima non ne avevo bisogno, adesso con questa sedia lo vorrei. Si tratta di spendere veramente 10 euro all'IKEA per quelli che poggi i piedi, eh. Però sì. Guarda, Xerox, posso fare così. Ah. Oh, impazzisco, se non trovo una candela.
4 intelligence e 0 candele, spero di no. E qui ce ne sono ancora di spawn di schedari. Poi non sto prendendo le metal parts che valgono pure. Golden Giphone dentro building 1 di Lighthouse e a Gatti Lab. No, tester. Va bene, Ottavio. Ah, non l'ho visto. Peccato. Peccato. Ma uno ce lo siamo portati via. Che peraltro aveva pure ammazzato degli scavi, quindi dovrei aver guadagnato qualcosina di karma. Vabbè, meglio di niente. Signori, è mezzanotte e mezza. E sapete cosa vuol dire? Vuol dire che ce ne andiamo. Vi ringrazio tanto, tanto, tanto della compagnia di questa sera. Vi ringrazio di avermi seguito numerosamente fino a quest'ora. Potrenco, grazie dei 5 mesi. Quindi concludiamo questo episodio dicendo che questa stavolta non ne abbiamo fatte tantissime, ma non importa perché siamo andati avanti più che altro con delle quest complesse. Quindi l'attenzione di questo episodio non dovrebbe essere, secondo me, sul numero di quest, ma sul tipo di quest che abbiamo concluso. E niente, annunci di pubblica utilità. Ricordatevi che domani, prima del dal martedì, estrarrò dei nomi dalla chat per regalarvi le chiavi di Arena. Vi ricordo che se avete una chiave di Arena e non la volete utilizzare, la volete regalare alla community, mandatemele e io tutte quelle che arrivano le giro. Ultima cosa, vi ricordo ancora una volta che domani arrivano tutti i pezzi che abbiamo fatto realizzare per Armory, quindi sono le ultime 24 ore per sfruttare lo sconto del pre-order. Detto tutto, Luz, grazie mille, buonanotte, ci vediamo alla prossima. Au revoir.